Scusi se qui dobbiamo usare termini forti, so che lei fa fatica perché lei è un politico, diciamo, con la P maiuscola, però io la devo provocare. Ci sono stati vari tentativi di killeraggio di Berlusconi, il tentativo della magistratura, il tentativo della sinistra, però poi è stato parecchio pesante il tentativo interno di killer, diciamo, che sono andati in nulla, però forse i nemici interni sono un po' più accaniti adesso. Ma i nemici interni, tra virgolette, io li definisco quelli che hanno operato giusto o a torto o a ragione questa costituzione dei gruppi parlamentari. Oltre a quanti internamente alla PDL, quelli che sono rimasti, preferiscono magari lo showdown, no? L'elezione. Berlusconi, amici miei, Berlusconi è un personaggio che ha delle grandi capacità, ma in questo momento è l'unica risorsa vera che abbiamo in questo paese. E lo dice uno che ha scelto di stare in questa fase con Berlusconi, non essendo stato eletto nelle liste della PDL, senza negoziare niente. Quindi il problema nel nostro paese è che gli altri protagonisti della politica italiana non hanno idee, non hanno. Senta, le faccio una domanda così. Secondo lei, sinceramente, cioè Berlusconi è un uomo amato, odiato. Io personalmente penso che sia una persona che comunque alla fine, cioè se è rimasto così tanto in piedi, ha qualità, cioè perché sennò la gente non è scema. Ma soprattutto non ne hanno. Mi faccia finire la domanda. Però dica sinceramente, cioè, c'è sempre comunque gente anche che spera di farlo fuori anche fisicamente, cioè che lui possa essere, cioè gli augura il male, gli augura, no, ovviamente non mi riferisco a lei, ma riferisco anche a gente della sinistra, anche all'interno del suo partito, cioè è un uomo che suscita tantissimo consenso, ancora molto molto forte nel paese, perché sì, sarà anche calato, però insomma è anche fisiologico, no? Però rimane il consenso più forte, di gran lunga più forte. Però c'è anche chi lo vuole morto, o sbaglio? Sì, beh, abbiamo visto manifestazioni anche di folli che ci sono in agguato da tutte le parti, che sono il frutto della violenza dialettica con la quale il confronto politico si alimenta. Allora alimentare usando parole forti di odio nei confronti del Premier, ovviamente alimenta la follia di molte persone che magari non avendo lo sfratto di casa, oppure non avendo il posto di lavoro, oppure avendo avuto un sopruso dalla pubblica amministrazione, ritengono Berlusconi responsabile. Senta, qualcuno lo vuole dead man, diciamo così, fuori o anche dentro la PDL, sinceramente? Ma guardi, la PDL esisterà fino a quando esisterà Berlusconi. Però risponda alla mia domanda, c'è qualcuno che lo vuole? Gli prepara insomma anche fuori o anche dentro? Ma fuori e dentro, ho detto prima, anche dentro, quando, no, soprattutto quando pur di stare alla corte. Non parlo di fini necessariamente. No, pur di stare, ho fatto dei nomi e cognomi, ma non pur di stare alla corte del presidente Berlusconi, che probabilmente i cortigiani ci saranno sempre, no? I nuovi colonnelli, possiamo dire. I nuovi colonnelli, che è un rango importante, ma questi nuovi colonnelli non hanno un suffragio, non hanno una copertura, hanno solo il battesimo, fino a quando Berlusconi lo riceverà, del stesso Presidente del Consiglio. Ma così non costruiremo mai il partito. Va bene la PDL del primo momento perché era necessario costruire dal vertice, ma se non partirà il radicamento sul territorio, e i dirigenti saranno selezionati dalla gente, perché noi abbiamo scelto i presidenti delle regioni, i sindaci, gli amministratori, i deputati europei anche con elezione proporzionale, perché le liste le abbiamo bloccate come PDL, tutto per fare gli amici degli amici. Non le amiche delle amiche, dice qualcuno. Non lo so, però detto questo non sarà possibile per gente come me, che viene da una cultura diversa. Capisco il momento, capisco la necessità di supplenza, ma adesso dobbiamo dire probabilmente che è necessario aiutare Berlusconi a allargare il suo consenso. Quindi vale chi
oltre a stare alla corte di Berlusconi, e va bene perché ovviamente al Presidente del Consiglio e al Presidente del Partito serviranno anche i propri collaboratori di fiducia a tutti i livelli, ma serve anche chi possa portare un valore aggiunto. Senta, questo grande centro attorno Casini, Montezemolo, Rutelli, Fini, questo magma indefinito, che mi dica in due parole. Io non ci credo a questa cosa, perché il treno ormai l'abbiamo perso, dico l'abbiamo perso noi centristi, quando dopo la caduta del governo Prodi, il presidente Casini, su mia sollecitazione e su molti di noi, io ero nell'UDC al periodo, da vicepresidente del Senato, ho chiesto a Casini di votare il governo Marini, che era esattamente quello che il congresso dell'UDC di quei periodi aveva indicato nella propria mozione. Quindi significava un governo del presidente, delle istituzioni col presidente Marini, significava fare la riforma elettorale, perché il terzo polo non potrà mai nascere se non ci sarà la riforma elettorale sul sistema proporzionale, magari a livello ispirato a livello tedesco e quant'altro, e riorganizzando i ceti medi in termini di potere dominante nel paese, perché un partito come il terzo polo può nascere se fa riferimento alla tutela di interessi specifici, se non è soltanto l'interesse di chi lo fa e diventa un centrino. Noi il treno l'abbiamo perso in quel momento, quindi il bipolarismo nel cuore degli italiani ormai è passato. Si può fare un'operazione, che io stesso spero che Casini faccia dopo aver perso il treno, che è quella di sostenere il bipolarismo nel partito, dare forza a un centrismo nel quadro bipolare, mandare a casa il bipartitismo, perché abbiamo visto che ha fallito con questa operazione di Fini e con questa operazione di Veltroni, vediamo che il bipartitismo sa fallire, e rifare un bipolarismo di coalizione, dove all'interno del centrodestra ci sia un grande partito come la PDL centrale, ci sia una Lega, ma anche un alter ego alla Lega a sinistra del centrodestra, e questo lo può fare soltanto un gruppo di persone che tutelano interessi centristi. Quindi io vedo è costruttiva la sua visione, non è distruttiva, è costruttiva la posizione che c'è. E quindi Casini ha anche senso in questo meccanismo. Lei dice inutile fare voli, cioè il centrismo può rinascere un partito centrista terzo polista solo quando Berlusconi deciderà di fare un altro mestiere.